come avete visto è arrivata una bella trotola in questo fantastico crank super colorazione 2020-2021. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a pescare al laghetto Fonteviva. Andremo a provare un po' di esche che ci ha messo a disposizione la T3 Distribution e andremo quindi a farci questa bella mattinata di pesca a trotarea. A tra poco! Eccoci ragazzi, siamo arrivati al lago e adesso inizieremo a metterci in pesca. Super Thomas, è un bellissimo salmerino, ma che figata, spettacolo, bello, veramente spettacolare. Questo è a micro? Sì, è a micro. Che bel pesce, che bellissimo. Iniziamo subito a provare il Diana Spoon di Rob Lure, uno spoon che possiamo utilizzare anche in partenza, nuovi colori di stagione 2020-2021 by T3 Distribution, bellissimo questi colori. Ed ecco una trota con il Diana Spoon. Nuovi colori. Ed eccola qua con il Diana Spoon. Allora, trota galla, molto apatiche per il freddo. Proviamo a stimolarle con il Papa Barbie, questa nuova colorazione. Nel Barbie Big. Bellissima. E qualcosa seguono sulla. Eccola, con il Papa Barbie. Come avete visto è arrivata una bella trota con questo fantastico crank super colorazione 2020-2021. Ora andiamo a provare il Pelletta, questo popperino galleggiante, questa versione galleggiante c'è anche sinking di Rob Lure. Le trote sono a galla, sono molto difficili e vediamo se riusciamo a stimolarle con questa esca. Ci danno, sì. Ecco. Trote difficili con il Pelletta, questo cranchettino di Rob Lure che è un piccolo popperino galleggiante, ricorda il pellet, muovendo la popper gli stanno dando. Ecco il Pelletta, un'altra cattura, spettacolo questo cranchettino di Rob Lure. Spettacolo raga, le trote
la stanno scegliendo per adesso come esca preferita in questa situazione molto difficile. Muovendolo leggermente a galla sta attirando la loro attenzione, quindi continueremo a fare altre catture. E dove ci sono trote difficili, Thomas le prende, guardate che quello ci va andando. Stimolare queste bellissime trote, e ora proviamo questo altro spoon di Roblur, colore rosa puntinato e nero, bellissimo. E anche con questo bellissimo spoon di Roblur è arrivata un'altra bella prova. E ora proviamo questo Barbie Special, colore pulcinella, una delle colorazioni T3 per questa stagione. Vediamo se riusciamo a fare una cattura. E con il Barbie pulcinella si è mangiato, nel senso la matta nel recupero troppo frettoloso. Vabbè, proviamoci. Grossa. Che il Barbie ha fatto una bella cattura. Ora proviamo questi spoon da vertical e da bottom di Roblur. Questo è il Bubble, bellissimo, colore bianco con una puntina nera e nero sul retro, e vediamo come si comporta. Ed ecco anche con il Bubble di Roblur. Ed eccolo qua, questo Bubble di Barbie, bellissima cattura. E ora proviamo anche questa nuova colorazione del Bubble Roblur, in cui peschiamo nella fascia verticale dell'acqua vertical. Questo altro Bubble, colore chiaro. Ed una bella trota è arrivata anche con il Bubble di questo colore rosato puntinato nero e bianco sul retro. Bene ragazzi, anche questa giornata di pesca finita, ci siamo divertiti a provare i nuovi colori T3 custom di Roblur, bellissimi, e sono arrivate delle belle catture. E ora mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.